Bella a voi ragazzi, a breve andiamo a cercare una location con Randonautica, precisamente a San Nicolarcella, con il buon Smilzo e con il drone. E con il drone ovviamente, che secondo me sarà una figata. Quindi andiamo, perché non vedo l'ora. Col drone. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Allora ragazzi, quest'oggi ci sarà il buon Luca Cione e ci vediamo sulle montagne. C'è il buon Smilzo col drone. Col drone. Buongiorno buon ragazzi. Gennaro e il buon Emanuele. Buongiorno. E ovviamente ci sono anch'io. Ragazzi, siamo a San Nicolarcella e adesso cercheremo una nuova location per, o meglio, con Randonautica, e vedremo un po' cosa troveremo. Quindi let's go. Comunque ragazzi, da San Nicolarcella, quindi un paesino in provincia di Cosenza, dovremo andare a Praia a Mare Sud. Quindi la location è a Praia a Mare, non è a San Nicolarcella, quindi ci sta facendo spostare. E sono curiosissimo, tra l'altro sembra che sia leggermente in montagna, non dal lato del mare. Quindi chissà. L'altra volta abbiamo trovato una mini caverna quando stavamo a Letino. E adesso chissà cosa troveremo, sono abbastanza curioso sinceramente. Quindi... Un tesoro! Troveremo un tesoro! Lo spero, lo spero. Cioè ci siamo spostati dal mare per andare in montagna. Guardate che bello, raga. Dimmi bello. Una bella telecamera, la mettiamo sulla macchina in modo che tutti vedano la strada che noi stiamo facendo. Ci vorrebbe una GoPro. Prendere la GoPro. Allora, ci stanno delle telecamere. Però non si capisce perché noi siamo quasi. Siamo quasi arrivati. Per ragioni di sicurezza. Per ragioni di sicurezza ci sono delle telecamere, però in un viale. Cioè tipo una strada. Se arriva la multa mandiamo Enzo. Se dovesse arrivare una multa ovviamente. La paga Enzo. Non è colpa mia. No, no, la paga Enzo. Enzo che pure. Dove siamo andando? Paga Enzo e Ale. Che cazzo è? Era mezzo mio Dio, è in mezzo all'immondizia. Ma è tipo un. No, è un depuratore. Comunque credo che non ci convenga andare qui perché è una sorta di depuratore. Mi chiama poi. Guarda, piena di spazzatura qua. Mica solo qua, cioè, anche alle spalle. No, non mi aspettavo. Vabbè, io credo che non ci convenga anche perché ci sono altre telecamere. Cioè, guarda lì, fai vedere anche lì. È che sia proprietà privata o comunale, non ci conviene di entrare, sinceramente. Guarda, è tutta spazzatura. Cioè, sì, ragazzi, essendo che sarebbe un ipotetico reato, perché questa è proprietà privata o comunale, adesso genereremo un'altra posizione e vediamo un po' cosa troviamo. Sono abbastanza curioso. Adesso ci ha portato in una sorta di depuratore, credo che fosse un depuratore, quindi proviamo la seconda. Ma, oh mio Dio, diritto! E come si va diritto qui, scusa? Dritto, aspetta, vedi se si guarda. Ecco, sì, buonissimo. Sì. Secondo me dobbiamo fermarci veramente qui. Ok, ok, mi accerto. Mi accerto un attimo, perché la posizione è qui. Siamo in mezzo alla montagna. Alex, vieni con me. Accertiamoci prima se la strada è buona, no? Perché... Cioè, mi sembra abbastanza pessimo andare con la macchina. Solo che... Tipo... Cioè, da come potete immaginare... Siamo... Nel mezzo del nulla. In mezzo alle montagne. Quanto dobbiamo scendere? Un minuto. Ok, raga. È stranissimo questa strada. Ma che cos'è? Un capannone? Ale, ma ci porta al capannone? No. E dove ci porta? Ancora più giù. Abbiamo perso i nostri compagni. Ragazzi, abbiamo perso i nostri compagni. No, sto scherzando, stanno passando la macchina. Si è levato? Come si è levato? È qui? Ma è qui? Filo spinato. Si è levato, scusa. Qua si è levato. Qua? Fammi dire. Non mi esce più. Beh, è molto abbastanza alto. E come si è levata? No, bro, si è levata. Si è tolta, fammi vedere. Un po' di più. Fammi vedere. La location è questa. E lì ci sta un capannone. Però... Non si può andare qui. Cioè forse ci sta qualcosa qua in basso, perché è altino. È lì.
Forse in mezzo a qualche albero. Non è che ci sta qualcosa qua sotto, bro. C'è una porta. Eh? C'è una porta. Eh? C'è una porta. Ma che stai dicendo, zì? Vedi. Che ci sta? Una porta. Una porta. Molto a posto. Qua sotto. Ma dove la vedi la porta, bro? Ma mi stai... Qua. Ma che stai dicendo, fra? Vieni a vedere. Dove sta la portale? Qua. Che cazzo? No fucking way. Come facciamo ad andare? Cioè... Ci serve il drone. Ci serve... E come fa ad andare il drone? Aspetta però Ale, c'è questa porta tra virgolette, eh? Ah? Questa sarebbe l'entrata. Questa porta credo che sia semplicemente... Vieni con me, vieni con me. Aspetta bro. Credo che sia semplicemente l'entrata. Oddio, com'è possibile? Ci sta una rientranza? Ci sta una rientranza? Però non ho la più pallida idea di come fare ad andarla a vedere. Perché c'è erba ovunque. Ed è alto, cioè. Quindi forse dobbiamo andare dal basso. Ragazzi, comunque purtroppo non so se si riesce a constatare, ma sono 3 o 4 metri d'altezza. Quindi non possiamo scendere da qui, ma qui ci sta una rientranza, tipo porta, non sappiamo se non vorrei neanche sporgermi troppo perché se dovessi cadere, cioè se dovessi cadere potrei farmi male. Vogliamo provare con il drone a vedere se riusciamo ad inquadrare l'interno, anche se comunque le piante, cioè, sono abbastanza alte, quindi il drone non potrà passare. Non ci fosse un modo simile. E qui dovevamo venire attrezzati con qualche corda e farci scendere. Ma la corda scendere. Si potrebbe scendere. Con la corda, con sì. La corda sì. Pure da qui. Da qui che scende? Però credo che da qui... No, è troppo alto, è troppo alto. Gennaro, abbiamo trovato una rientranza. Veramente? Yes. Dove sta? Vieni a vedere. Ale, stai attento. Abbiamo trovato una rientranza, però... Sembra un dottore comunque. Abbiamo trovato devo una... fare la visita. Abbiamo trovato una rientranza. Però non si può andare. Però col... Cioè, o scendiamo giù dalla montagna e proviamo a camminare a piedi spostando le piante, oppure la vedo dura. Guarda, cioè, anche con il drone, perché guarda, le piante sono alte e poi ci sono 4 metri almeno di altezza. Qua ci sono anche le cose spinate. Qua giù, proprio dove sta la posizione. Qua giù, bro. Ma dove sta la posizione? Sì, dove ci ha portato la posizione. Guarda qui. Oh, cazzo. Guarda qua. Abramo. Oh, però... Però guarda qua, col drone... Non possiamo farlo volare. No, vicino. Bro, se lo fai entrare sì, bro, dalla parte ma superiore. È troppo no, piccolo. Ok, ma vicino si può andare. Però. Ragazzi. Allora, scendere non possiamo scendere. Allora, io direi, lo vedi da lì, tipo? Da lì. Eh? Secondo me se dovessimo scendere lì ci sta qualche stradina. No, bro, guarda qua, sta pieno di spine. Pieno di spine. Ma io, ma penso che... Non puoi andare a piedi, metti no, il drone. Metti ragazzi, qua. Però non è normale. Non lo perdiamo il drone, non ce l'ho qua. Aspetta, bro. Io lo so guidare bene. Io lo so guidare, però... Cioè, non puoi entrare là, ragazzi. Vabbè, ci provo un attimo. Abbiamo percorso la strada per vedere un po' se si potesse scendere. Siamo arrivati qui. Adesso cerchiamo di constatare se per caso qui ci sia un percorso. Volendo possiamo provare da qui. Però veramente l'erba è altissima. Sarei davvero curioso di arrivare lì. Però secondo me abbiamo bisogno di qualcosa per tagliare le piante, raga. No, è grano. Perché è davvero troppo folto, ragazzi. Troppo folto, avremo bisogno di un coltello. Siamo anche in pantaloncino. In pantaloncino, ero convinto che tipo in pantaloncino potessimo avere più stabilità, tipo nello scavalcare sarebbe stato più facile. Però porco schifo un insetto. Però secondo me
rischiamo di graffiarci a sangue tipo tutte le gambe, perché è pienissimo di spine. Peccato però, caspita ragazzi, peccato, perché ci sta questa questa sorta di arco, e sinceramente sarei curioso di vedere se per caso ci sta qualcosa all'interno, ma la vegetazione è troppo alta, troppo folta. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa si potrebbe fare. Cioè, ho pensato anche a una fune eventualmente per scendere, però non l'abbiamo al momento. Mi sa che ci dobbiamo attrezzare la prossima volta. Tra l'altro credo che comunque questa sia una sorta di arco per andare dall'altro lato, però se ci fosse comunque dello spazio e qualcuno avrebbe nascosto qualcosa, o se ci fosse qualcosa di interessante, cioè sarebbe comunque un'ottima scoperta. Cioè, comunque l'app ci ha portato proprio qui. Cioè, io ho detto, ma cosa ci starà mai qui? Cioè, non ci sta nulla. E invece ci sta questo sottopassaggio che ipoteticamente ci potrebbe stare qualcosa all'interno. Figata. Figata, però secondo me dobbiamo lasciar stare, perché ho anche paura di perdere il drone. La vegetazione è troppo alta. Ragazzi, dobbiamo cambiare tappa. Scegliamo una terza meta, raga. Sì. Ok, let's go. Andiamo, ragazzi. Comunque nel frattempo che stiamo cercando la terza location, abbiamo trovato un posticino davvero molto molto bello, che voglio mostrarvi. Guardate qua che magia proprio. Guardate lì. Sono anche lì il nostro team. Guardate che bello. Ragazzi, vi state selfando? No, in realtà stiamo parlando un po' dell'isola di Dino. L'isola di Dino? Comunque è bellissimo il fatto che mentre cerchi delle location, veramente ci sono dei posti bellissimi come questi. Cioè, veramente belli, belli, belli. Comunque noi adesso stiamo provando la terza location, quindi andiamo. Stiamo andando alla terza location. Alla fine ci ha portato alla fine San Nicola Arcella, quindi da dove siamo partiti. La location è questa. Ragazzi, cosa vi aspettate di vedere? Luca, ormai niente. Salgo, bro. Sinistra. Voi ragazzi, Ale? Io una casa abbandonata. Una casa abbandonata? Emanuele, Gennaro? Niente proprio, credo. Non niente di particolare. Solo perché non abbiamo visto all'interno, cioè sotto quel ponte, cosa ci fosse. Comunque fatto sta che siamo quasi arrivati, mancano 50 metri. Bella, tutti i posti che io ho la macchina. Ah, lo amo. 50 metri, siamo arrivati. Ti giuro. Raga. Quella casetta. No. La casetta. Ragazzi, la location ci ha portato. Questa è bellina, eh? Ah. Ma io penso sia abitata. Ragazzi, la posizione è questa e ci sono. Ecco, siamo in montagna. Questa casetta qua. Ed è questa casetta qua. Anzi, è questa. È questa casetta, ragazzi. È questa. È questa qua, te lo giuro. Questa? No, che cazzo no. Ragazzi, ve lo giuro, è questa qua. No. Ragazzi, è questa qua. No. Raga, la possiamo aprire? Come? Non ci credo. Sei sicuro che questa è? Te lo giuro, bro. Questa. Come la apri? Con le mani? Apri. Mantieni. C'è anche una casa con cuccia di cane. Ma poi anche lì c'è un'altra casa. C'è andato un po' Luca. Vabbè, vai, tu apri. Aspetta, ma c'è un'altra là. Sì, proviamo questa. Raga, io la sto per aprire, ve lo dico. No, aspetta. Io lo so. Esattamente saliamo nell'auto di Luca. Vai, apri. Non ho capito? Aspetta. Vai, apri. Mentalmente Gennaro. Vai, la telecamera, ti riprendo io. Luca, preparati lì, no? No, no, non ci conviene venire fino qua. No, ci conviene. Luca, mettiti qua. Vai, posso buttare questo? Luca, hai visto? Fai presto, però, hai visto? Raga, vieni qua, Gennaro. Gennaro, dai una mano. Sono le ragnatele, bro. Ale, vieni qua. Aspetta, ragazzi, sono le ragnatele. Scusa, ti serve una mano? Che schifo. Eh,
Raga, ci vuole gente forzuta qui. Oh, porca merda. No, bro, ma... Ma mi capiva quanto hanno in zero? Raga, secondo voi da quanti anni non aprono questa porta? Allora, prima di aprirla, si può fare e dare il bucato. Non ho capito? Aspetta. Come se ci fosse dell'acqua. Acqua. No, saccherebbe di tu l'acqua. Ale, vieni qua. No way, ragazzi. No way. Ok, ci sto per andare. Attento, Alex. Vabbè, dammi una mano. Ragazzi, no, non possiamo salire in macchina. Mi aiuta a scendere? Vai io. Dai, datemi una mano. Non c'è nessuno. Dai una mano. Ah, sì, però, raga, dobbiamo ritrovare ad aprire questa porta, no? Bro, ma c'è l'acqua. Bro, c'è l'acqua. Ah, Manu, vieni qua. No, ma guarda là, quello incastrato proprio nel muro. Guarda. Servono flex a batteria. Raga, incastrato. Persizio, andiamo a vedere l'altra porta. L'altra porta, già, vieni qua. Wow, quella continua fino là. Fino là dentro continua. No, Luca. No, di no, Luca. No, era un pomodoro. Wow, è giù, sarà. Sarà avuto. Ma non si vede la camera. Lo facciamo vedere più vicino. Ragazzi, aperto. Ragazzi, la porta è aperta. Dagli un cazzo. Aspetta. Ah, sì, busto. Orga, ma... Ma che cazzo? Che cazzo è, raga? Fermo, piglia ammazzate. Lo vedi davanti. Bro. È aperta. No. Oh mio Dio. Ma raga. No way, raga. Vai, trasi. No way. Trasi. Entrare. Mettilo flash. Merda. È un bastone, no? Aspetta, ci sono le scale. Aiuta a girare. Credo che siano delle fogne. In montagna, cioè nel senso, credo che sia un sistema fognario, credo che sia un sistema idrico, credo, sinceramente. Io entrerei. L'altro c'è, vediamo se siede questo insetto. No, però c'è quel ragno là sulla che mi ha fatto tanto simpaticato. Ma è un ragno, ragazzi? È un ragno. Cioè, ma sul serio? Aspetta che metto il... Secondo me è solo una fogna. Una fogna? Sì, sì, solo quello potrebbe essere. È solo quello, ragazzi. Anche perché siamo in montagna, cioè, secondo me... Quello, bro, ma ti porto proprio qua. No, lì là. Là, quell'altra casetta, però quella casetta è chiusa, purtroppo. Però non è che possiamo entrare in quella casetta da quel tubo. Da sotto? Qua. Da quel tubo. Dai, facciamo flash, entriamo. Genna, ma per il flash noi entriamo, Ma non si senti l'acqua? Sì, sì. Il fluscio dell'acqua. Sì, però... non hai capito, guarda quegli insetti. Ma è normale. C'è un gruppo di tarantole giganti. Guarda là, ma che cazzo di insetto era? Che schifo. Ah, raga, però io giuro che... Cioè, qui ci sono le scale, madonna, però questi insetti fanno schifo. Fanno schifissimo. Raga, avete già mollato? No, io voglio andare in quella. Credo che sia la stessa cosa. È la stessa, non fa bene. Sì, raga, però abbiamo aperto, non entriamo. Cioè, abbiamo aperto... C'è il fuscio
dell'acqua all'interno. Abbiamo aperto e non entriamo. Però secondo me non puoi scendere, ci sono i topi, però scendi. Io non scendo, ci sono i topi. Tarantole? No, i ragni, figurati, i ragni li troviamo quasi ovunque, ma qua ci saranno i topi, quelli là da fogna, no? Quelli che vedi in mezzo alla strada. Guarda, impressione, bro. Guarda. Sì, sì, no, questo fa veramente impressione, sincero. Però ragazzi, porco schifo, mi sono troppo più. Ma vestito armato di spray antinsetto, maschera antigas. Stivali che mi arrivano fino a qua. Ma no. Sono infetta. Ci vogliono gli stivali. Resident Evil. Ragazzi, io devo essere sincero. Allora, ho il timore degli insetti giganti. E noi ce ne andiamo. Sono degli insetti così grandi che camminano sulle pareti. Io vorrei andare a vedere quella. Credo che ci siano anche dei topoloni, come dice anche il buon Luca. Topi di fogno, perché questi sono fogni. Quindi, però la cosa curiosa topi, tipo come Enzo, dai. È che lì ci sta quella porta chiusa. Noi possiamo andare lì. Giusto bello. Ce n'è un'altra più avanti. Sono messi ogni un tot di metri. Ma però perché questa sono aperta e quella è chiusa, Fra? Quella è chiusa. Chiusa. È chiusa. Magari solo... questa è rotta. No, bravo, questo stava. Di là quando questa era su chiusa, fare quella là invece è chiusa, c'è il catenaccio, per sta un po' bloccato perché non si apre da parecchio. Ok, raga, scende con me. Scendi da solo. Dai cazzo! Abbiamo perso e mi sembra un altro gruppo. Donna che schifo! No vabbè, però gli insetti questi qua fanno veramente disgusto. Raga, se non venite con me, sì. Mi avete abbandonato, ragazzi. La mia squad mi ha abbandonato. Hai voglia. Il pensiero degli insetti giganti. Ci sono insetti così grandi per tutte le pareti. Mi fa schifo. Devo essere sincero. Diciamo un mio timore. Però se qualcuno di loro venisse con me, no, io ci andrei. Quando tu fai i video ti vieni, te la fai. Ma ti sei spostato e venuto con i ok, basta, entriamo in quell'altra. Ma tieni qua, io faccio un calcio talmente forte. Mo vediamo in soldi. Ok, aspetta. Aspetta, sto salendo. Vai, Rosari, dai. Ragazzi, siamo per lasciare quella. Oh my gosh. Oh my gosh. C'è il martello? Cioè, non c'è neanche delle corde. Tipo, da voi. Ragazzi. Dai, andiamo, dai. Questa avventura. Voglio, questa avventura finisce dopo questo calcio. Fai il calcio della fede. Calcio della fede, smilzo. Attento all'auto. Basta ragazzi, questa casa sarà. Ragazzi, stiamo abbandonando questa avventura. Purtroppo la mia squad mi ha lasciato. Questo posto è veramente molto ambiguo. E da come deduciamo, tipo un posto dove c'è acqua e roba simile. Oh mio Dio! Senti, ci vediamo a Napoli, un bacione! Dai, Smi. Frate, fammi salutare, dai, ci vediamo a Napoli, un bacione. La mia squad mi sta per lasciare. No! Ah, ragazzi, ci vediamo. Però la cosa che mi fa rosicare è questa, ragazzi. Se qualcuno di voi volesse visitare questo luogo con me, fatemelo sapere. Io ho salvato la location. È strano che questa... Comunque i miei ragazzi mi hanno abbandonato. La mia squad mi ha abbandonato. Quindi, se qualora qualcuno di voi volesse visitare questo luogo con me, fatemelo sapere. Volendo possiamo organizzare qualcosa. Se scoprite che questa location è proprietà privata o comunale o qualsiasi altra cosa, quindi non possiamo entrarci, molto probabile. Però caspita, ero incuriosito, ragazzi, l'app ci ha dato quella location. Cioè, mettete caso, se qua fossimo entrati là dentro, in un posto chiuso, sigillato, una casetta così, comunque in mezzo alle montagne dove... Cioè... Non è che ci sta chissà che cosa, voglio dire. Siamo in mezzo alle montagne. Se qualora ci fosse stato qualcosa di interessante, sarebbe stata una cosa epica. Ce n'è un'altra. E questa è chiusa?
anche un'altra. Vedi, però c'è l'acqua qua. C'è scritto anche un nome, Emanuele. Qui c'è dell'acqua. Qui pure un vino. Insomma, raga, fatemi sapere nei commenti cosa pensate che ci fosse in quella casetta lì, dove ipoteticamente ci sta dell'acqua, ipoteticamente scorre l'acqua della montagna e così via. Fatemi sapere, io sono molto curioso. Ma aspettate, sta facendo landing. Fatemi sapere nei commenti se qualora vorreste visitare questo luogo con me. E vi mando un abbraccio, ragazzi. Ci vediamo probabilmente in un prossimo video. E a presto. Ciao, raga. Raga, aspettate. No. Ok, mi stanno per abbandonare. Ciao, ragazzi.